dei dati gestiti dal Joint Research Center della Commissione europea. Abbiamo il piacere di avere con noi la dottoressa Francesca Perino di Maturs Italia, grande conoscitrice di MATLAB e di tutte le sue svariate applicazioni. E abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Domenico Perrotta del Joint Research Center della Commissione europea di ISPRA. Parte la dottoressa Perino, in cui ci farà vedere una serie di applicazioni sull'utilizzo di MATLAB su dati di diverso tipo. Il seminario è stato organizzato congiuntamente con la professoressa Sanfelici del corso di Finanza Matematica e nell'ambito dei corsi di analisi dei dati per il marketing e di statistica per la digital economy. Subito la parola alla dottoressa Perino di Maturs Italia. Io dico sempre, mi raccomando di intervenire, ho la vostra autorizzazione, Francesco e Domenico, di chiedere agli studenti di intervenire in qualsiasi momento oppure alla fine del seminario per chiedere qualsiasi cosa. Ovviamente. Assolutamente sì, poi ci sono anche l'indirizzo email, anche se poi uno ha domande da farmi successivamente. Oggi, avendo anche invitato Gianluca, il mio collega, avrei la possibilità che se arriva una domanda a cui io non so rispondere, magari sa rispondere Gianluca. Quindi assolutamente liberi. Difficile. No, perché voglio dire, può succedere, anzi. Allora, adesso invece una domanda poi per i partecipanti. Allora, l'idea è un po' quella, come anche gli anni scorsi, di fare una panoramica di quelli che sono i tipi di dati in MATLAB che sono utili per l'analisi dati e la statistica. Un po' alla luce di quelli che possono essere, passatemi il termine, le novità introdotte in MATLAB nell'ultimo anno, anno e mezzo. Quindi partirei con un esempio che, a differenza di quello che dicevi tu, che prendi i dati da Excel durante il corso, io questa volta ho deciso, se funziona la connessione internet, di andare a scaricare dei dati che risiedono in cloud. Faremo un esercizio su questi dati in cui proverò a illustrarvi passo passo come si possono analizzare rapidamente i dati senza inizialmente scrivere del codice. È chiaro che poi, se invece devo andare a scrivere un'applicazione di analisi dati, qualunque sia poi lo scopo di questa analisi dati, dovrò scrivere il codice in MATLAB e quindi automatizzare il processo. Quindi, una prima domanda che a me verrebbe così da fare è: che tipi di dati normalmente utilizzate? Quindi immagino che si utilizzino le matrici. Qui avete uno schema. Qualcuno vuol dirmi che tipi di dati conosce? Nessuno? Ragazzi, intervenite. Comunque, nell'ambito dei miei corsi, io gli ho fatto analizzare tutti i dati in termini di matrice, non diciamo così, non time series, però. Però anche table, quindi. Sì, sul table. Ok. Allora, qui vedete quella che è una mappa di tutti E i serie tipi. storiche di prezzi azionari in chat. Ok, quindi intesi come Financial Time Series, quindi FINS. Penso di sì, se vuole prendere la parola. Esattamente, sì, scrive esattamente, sì. Ok. Allora, le Financial Time Series o le FINS, come dal nome del costruttore che ci permette di definirli in MATLAB, non li vedete su questa tabella perché a tendere non ci saranno più, verranno sostituite, e sono in fase di sostituzione, con questo strumento che si chiama Timetable. Allora, noi qui abbiamo MATLAB è l'acronimo di Matrix Laboratory, quindi significa che MATLAB in modo nativo lavora con le matrici, laddove io ho tutta una serie di funzioni che mi permettono effettivamente di massimizzare il fatto che io utilizzi una matrice. Quindi avrete sperimentato tutti il fatto che se io ho una matrice e calcolo il valore medio della matrice, in MATLAB applico l'operatore min che mi restituisce il valore medio di ciascuna colonna. Quindi io posso immaginare di avere una matrice che mi rappresenta i dati che ho collezionato, le varie grandezze
che quindi sono, rappresenta le misure, magari l'evoluzione temporale del mio time series, di 4-5 sensori o, in caso di prezzi, di asset o di stock che sono andato a importare all'interno di Matlab. Le matrici vanno benissimo quando io sono in ambito numerico, incominciano a darci delle difficoltà nel momento in cui invece io voglio andare a rappresentare la mia variabile come fosse una tabella. Immaginiamo il classico foglio Excel o file di testo in cui io ho delle informazioni sì di tipo numerico, ma ho anche delle informazioni di tipo testo che sono utili per la mia analisi. Quindi no, immaginare di misurare il livello di gradimento di un prodotto, analisi che si possono fare per la predisposizione ad acquistare un oggetto. Certamente avremo delle informazioni magari legate all'età della persona che è intervistata, ma avremo anche delle informazioni che ci dicono se è uomo o donna, se è la fascia, il livello di studio, cose di questo tipo. Quindi che è vero che noi potremmo codificare queste informazioni in formato numerico, però diventa decisamente scomodo andare poi a mappare il fatto che uno ha una laurea o un diploma mettendo una codifica numerica. Quindi si utilizzano le tabelle. Abbiamo delle cose che chi di voi ha usato dati e serie storiche finanziarie, credo abbia patito nel passato, la mancanza di oggetti di tempo, quindi una data in MATLAB è un numero seriale a partire dal 1 gennaio dell'anno zero. Questo significa che viene rappresentato come questo numero progressivo. Da qualche tempo è stato introdotto un date time che ci permette di dire io voglio estrarre i dati del 11 di novembre 2020 e non fare la conversione dell'11 novembre 2020 nel suo numero seriale e poi. Quindi vedete, qui c'è tutta una serie di tipi di dato. A rigore, quando voi chiedete a me e ai miei colleghi qual è il tipo di dato che devo scegliere, è chiaro che noi cominciamo a chiedervi, ok, fammi capire che tipo di dati hai e che tipo di analisi dovrei fare. Perché, ad esempio, nella mia esperienza, quello che sto vedendo, io sto usando molto le table, se c'è un'evoluzione temporale, una timetable, e vediamo fra un momento che cosa intendo per timetable, per tutta la parte di preprocessing del dato. Poi, se devo fare algoritmi di machine learning, allora rimango nel contesto delle table, però questo significa già che una timetable dovrò convertirla in una table. Se invece devo fare ottimizzazione, utilizzare un modello GARCH, fare image processing, allora in quel caso lì tornerò nel dominio delle matrici. Questo perché dipenderà l'algoritmo di calcolo che cosa vuole in ingresso. Però secondo me le table e timetable sono decisamente utili per tutto ciò che è la parte di preprocess del dato. Poi vi lascerò un link in cui vi farò anche vedere tutta la gestione dei big data, perché non è tema di oggi, perché veramente avremmo preso tantissimo tempo, e anche una parte sulla gestione dei dati di tipo testo. Ora partiamo con l'esempio proprio. Allora, potendo scegliere tra tanti esempi che avevamo a disposizione, ho deciso di scegliere questo, che mi permette di acquisire dei dati che non sono su un file Excel, vi dicevo prima, ma sono collezionati in cloud, in un ambiente che si chiama ThinkSpeak. Quindi questo significa che questo è una centralina meteo che è stata installata su uno dei building degli uffici di MathWorks vicino a Boston. Vedete, ha un anemometro, un solarimetro, ha la possibilità di misurare direzione e velocità del vento, ha la possibilità poi anche di andare a raccogliere la quantità di pioggia. Questi dati vengono inviati in cloud, quindi vengono trasferiti in questo repository e quindi io devo andarli a prendere. Per poter collegarmi, tutti possiamo collegarci a ThinkSpeak, basta avere il proprio MathWorks account. Allora, esiste una funzione che si chiama ThinkSpeak Read, quindi una funzione di lettura, voi utilizzate ad esempio la Read Table, e sul canale su cui è stato messo questo, la collezione di questi sensori. In questo caso ha questo numero, e quello che
vi faccio vedere, e che incomincio a dire. Io prendo i dati dal 4 febbraio del 2016 al 10 febbraio del 2016 e me li importo all'interno di MATLAB come timetable. Io qui sto utilizzando direttamente il date range, quindi non mi sto facendo la conversione. Qual è il formato di data, il numero? Lo lascio fare a MATLAB, quindi io qui gli esplicito questo. Lo importiamo, io qui non metto il punto virgola alla fine, e se lui riesce a collegarsi, nonostante il collegamento con... della videoconferenza, vedete, farò un attimo, che mi importerà due informazioni, una quella che è la variabile weather che conterrà i dati che vengono memorizzati, eccolo qui, e l'altra è informazione sul canale. Quindi l'informazione sul canale vi fa vedere che io la mia chiamata effettivamente l'ho fatta in questo momento, ho chiesto di scaricare i dati, perché scarico i dati dal 4 febbraio al 10 febbraio del 2016. Il motivo è molto semplice, perché provando vari slot di dati, volendo identificare oggi, far vedere gli strumenti per l'analisi degli outlier, per l'analisi di dati mancanti, ho dovuto identificare un periodo che abbia, diciamo, tutte queste problematiche sul dato. Okay? Quindi qui quello che vediamo è che abbiamo importato i nostri dati come timetable. Questo significa che la data è un'informazione intrinseca della variabile, quindi questo timestamp non è una colonna, non è una delle variabili, ma è un'informazione intrinseca. Vedete qui che i dati sono tutti raccolti a distanza di un minuto l'uno dall'altro. Abbiamo alcune variabili, quindi la direzione del vento, la velocità del vento, l'umidità, ad esempio, è un dato mancante, la temperatura in Fahrenheit, la quantità di pioggia, la pressione atmosferica e dovremmo avere anche l'intensità luminosa. Ok, allora noi questi dati li abbiamo all'interno di MATLAB e per prima cosa, lavorando su queste informazioni, il mio obiettivo è cercare poi di scrivere un algoritmo che mi permette di lavorare in modo semplice. Sicuramente, almeno per me, il fatto di avere dei nomi di variabili, nomi di colonne di queste tabelle così lunghi, fa sì che io possa fare errori. Allora, vedete, io qui quello che faccio, rinomino tutte queste variabili. Questo fa per vedere che la notazione per andare a lavorare su queste variabili è nome della table, della timetable, esiste una proprietà e variable names. Glielo passo in questo modo, notate che sto utilizzando il doppio apice, quindi sto utilizzando un tipo di dato string. Questo perché, di nuovo, è un modo che noi abbiamo di gestire i dati di tipo testo. Quindi, diverso da prima, abbiamo semplicemente delle etichette, dei campi di questa timetable più maneggevoli per me. Ora, step successivo, vogliamo andare ad aggiungere una colonna, perché chiaramente i dati lì sono in Fahrenheit, essendo negli Stati Uniti, io invece voglio ragionare in gradi centigradi. Allora in questo caso vado ad aggiungere molto semplicemente la colonna che mi serve facendo l'operazione, quindi facendo la conversione da temperatura in gradi Fahrenheit a gradi centigradi. Lo indico in questo modo, quindi aggiungo un campo e anche in questo caso se io tolgo il punto e virgola, quello che voi vedrete è di nuovo la visualizzazione della tabella, questa volta a 9 colonne, e la temperatura in gradi centigradi è stata inserita come ultima colonna a destra. Proviamo a visualizzare questi dati, anche in questo caso provo a visualizzarli tutti insieme. Potrei utilizzare magari una struttura di subplot. C'è il comando in MATLAB che non so se avete già utilizzato, che vi permette di costruire dato per dato, oppure posso utilizzare questo tipo di di visualizzazione che mi permette già di andare a ispezionare i dati. Sull'asse delle X lui ha messo quella che è l'evoluzione temporale e invece sull'asse delle Y abbiamo tutte le nostre variabili. Poiché io qui ho toccato e in qualche modo ho fatto scorrere i dati, vedete che lui qui mi ha detto: vuoi fare l'update del codice?
in questo caso gli dico di no. La cosa interessante secondo me è questo fatto di poter muovere il cursore e andare a vedere per lo stesso istante temporale l'andamento delle nostre variabili. Già questo, quando io devo fare l'analisi dei miei dati, mi dà una serie di informazioni. Ad esempio, vediamo che l'umidità, la temperatura hanno un andamento continuo, la velocità del vento e la direzione del vento chiaramente possono avere questo comportamento che ci sembra disomogeneo, però noi stiamo misurando la direzione da cui sta arrivando il vento, la sua velocità, e quindi è normale che sia, tra virgolette, passatemi il termine, a scatti nella nostra visualizzazione. Molto spesso una visualizzazione di questo tipo mi può permettere di andare ad eliminare alcuni tipi di analisi. Ad esempio qui, se io volessi analizzare le precipitazioni, quindi quanto è piovuto, veramente è piovuto proprio poco, è piovuto solo in questa giornata. Quindi questo mi darebbe già l'indicazione che, volendo analizzare le precipitazioni, forse dovrei prendere un periodo più lungo, tutto il mese di febbraio, piuttosto che solo questi 6 giorni. Ok, proviamo a scendere. Allora, la prima cosa che normalmente ci dobbiamo chiedere è se abbiamo tutti i dati. Esiste una funzione in MATLAB che è isMissing, che è in grado di dire se ci sono dei dati mancanti. Allora, io qui, da un punto proprio di vista dell'informatico, cosa faccio? Vado ad applicare la funzione isMissing su tutta la mia timetable, mi restituirà di fatto una matrice logica di 0 e 1, 1 dove il dato mancante. Allora, a questo punto applico l'operatore somma, che non fa nient'altro che fare la somma di tutte le colonne. Quindi, se c'è un dato mancante, su quella colonna la somma mi restituirà un numero diverso da 0. Quindi abbiamo dei dati mancanti su quella che è una delle informazioni sulla velocità del vento, direi che questa è l'umidità, e poi l'ultima e questa allora sono le temperature. Ok, cosa posso fare? Posso decidere di fare molte cose. Io oggi ho deciso di farvi vedere l'utilizzo dei task. Allora, io qui sto usando il Live Editor, che a lezione usate, Marco? A lezione usiamo entrambi, sia il Live Editor esattamente anche con i task e invece il file M normale. Io preferisco utilizzare sempre il file M normale, capito? Anche gli studenti per lo più lavorano con il file M, però assolutamente conoscono anche l'MLX. Ok, allora, provo a dirmi perché io utilizzo l'MLX. Allora, lo sto utilizzando qui perché devo fare una spiegazione, no? Per cui mi viene più semplice. Altra cosa, lo utilizzo perché trovo più semplice documentare il lavoro. Quindi io sopra ho messo un'immagine, ho messo un titolo, ho diviso il tutto a capitoli. Se però devo poi scrivere un codice che automatizza tutto il processo, quindi ho poi anche bisogno di performance, allora quello che faccio è scrivo anche il punto M, che poi normalmente è abbastanza semplice farlo perché io faccio un save dell'MLX in punto M. Questo è un po' come io lo sto usando. Questo, poi so che altri lo usano ancora in altre modalità. Allora, adesso noi diciamo, vogliamo gestire i dati mancanti. Noi qui abbiamo diversi task. Io qui, avendo tutto MATLAB installato, come forse anche voi all'università, abbiamo differenti task. Diciamo clean missing data, si apre l'interfaccia e allora la prima cosa che io devo fare è andare a selezionare i dati su cui voglio lavorare e la variabile. Quindi questi task non sono ancora in grado di lavorare su tutte le colonne, per cui quello che noi facciamo, selezioniamo una delle variabili su cui vogliamo andare a lavorare. Esempio, decidiamo che vogliamo lavorare sulla temperatura. Qui, adesso proviamo a rimpicciolire un attimo. Allora, lui di default mi dice, ti faccio vedere quelli che sono i dati e ti faccio vedere il dato che manca. Il dato che manca è qui in basso, non so se lo vedete, il pallino rosso. Quindi dovrebbe essere qua. Sì, si vede bene. Ok.
Allora, quello che adesso noi possiamo dire è, ok, possiamo o proprio rimuoverlo, quindi facciamo un remove, questo significa che questa serie avrà, questa misura avrà un dato in meno, e quindi mi dovrò ricordare di andare a cancellare tutte le osservazioni della mia timetable per quella osservazione. Oppure posso dire che voglio fare il fill dei missing data. Posso fare un'interpolazione di tipo lineare come mi suggerisce lui, oppure ho altri metodi a disposizione. Per quanto riguarda la temperatura, è un punto, molto probabilmente l'interpolazione lineare può andarmi bene. Un altro dato che, se non ricordo male, è questo, che è quello dell'umidità. L'umidità ha dei dati che mancano all'inizio. Quindi, teniamo, buttiamo, è un po' da decidere. Sicuramente non potremo applicare dei metodi previous values, potremmo utilizzare questo, però questo ci comporterà un appiattimento di quelle che sono le informazioni. Quindi di nuovo dobbiamo cercare di capire che cosa desideriamo fare. La cosa interessante del task è che mi permette di andare a vedere qual è il codice che ci interessa. Quindi, ad esempio, code only, qual è il codice che io posso poi andare ad utilizzare. Non mi interessa il grafico, io qui, quando vado nel controllo, tolgo la parte di visualizzazione, quindi non c'è più, e posso quindi, avendo scritto controls and code, vedete, ho il mio codice. Allora, io questo posso decidere di usarlo così come me lo dà, oppure come ho fatto io. Quindi utilizzo la stessa sintassi, fill missing, però questa volta non gli dico su weather e un campo in particolare, ma gli dico quali sono le variabili su cui voglio andare a lavorare. Quindi io decido per un'interpolazione di tipo lineare sul campo di umidità, temperatura in Fahrenheit e temperatura in gradi centigradi. E sarà questo pezzo di codice quello che io andrò a includere poi nell'eventuale punto M che voglio utilizzare. Stesso discorso si applicherà al fatto che io voglio andare a cancellare degli outlier. Ora, no, io posso andare sul mio task, andare a identificare quelli che sono gli outlier, e devo anche qui capire, rispetto alla mia variabile, che cos'è un outlier e cosa non lo è. Quindi, in qualche modo, io avrò, vi dicevo prima, la direzione del vento. Ok, adesso lì mi trovo un sacco di outlier, chiaramente. Cioè, secondo me, chiaramente, nel senso che parliamo di direzione del vento, quindi forse non ha per me particolare interesse andare a lavorare questa grandezza, perché sulla direzione del vento io vorrò poi fare delle analisi successivamente. Posso invece andare a capire se sulla temperatura ci sono degli outlier. Outlier che a questo punto andiamo a definire con dei criteri di tipo statistico. Per esempio, qui posso dire che voglio utilizzare il valore della mediana. E lui mi dà questa informazione di questo tipo. Dice, te ne trovo 26 con questo criterio. Però allora invece della mediana proviamo a utilizzare una finestra mobile. Ok, adesso lui qui mi dice, è centrata, utilizzo un giorno di dati. E già vedete che lui non trova più nessun tipo di outlier. Qui lui mi dice qual è l'unità di misura con cui lui sta lavorando. Noi qui sappiamo che i dati sono presi in termini di minuto, quindi potrei dire di utilizzare un'ora, oppure, perché no, dividere la giornata in quattro parti. Ecco qui, e qui vedete di nuovo il comportamento degli outlier è differente. Quindi guardo i miei dati, cerco di conoscere il fenomeno fisico o il tipo di dataset che sto utilizzando, cerco di mappare queste informazioni su quello che conosco del dominio di applicazione e decido che tipo di informazioni voglio tenere o togliere. Quindi qui possiamo dire sulla temperatura, non so quale teniamo, possiamo provare a tenere questo, quindi gli dico va bene e gli chiedo di eseguirlo.
non è questo, e gli dico di lanciare questa sezione. Questo significa che lui crea la variabile clean data 2 che io andrò a sostituire alla mia variabile temp f. Quindi vado a riscriverla. Altra cosa che, proviamo a riscriverla, non so se avete mai notato, voi potreste andare a cliccare sull'interfaccia, proprio visualizzata sull'editor, e provare a, ad esempio, escludere alcuni dei dati. Adesso vedete, lui qui lavora e mi suggerisce qual è il comando da utilizzare. Quindi, se io ad esempio sapessi, non so, che per qualche misura, qualche errore di misura, potrei avere dei dati maggiori a 120 gradi Fahrenheit e sono sicura di volerli scartare, io potrei già utilizzarlo da questa interfaccia, che mi suggerirà poi qual è il codice che vado a scrivere, che infatti lo vedete qui. Quindi mi mette il segno maggiore uguale, mi mette la E commerciale, quindi siamo in end, e mi mette la OR per la parte di include is missing. Su questo non so se l'avevate mai visto, questa parte. Ok, adesso noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo capire queste temperature, questi dati, in che modo, a che eventi meteo sono collegati. Ad esempio, siamo a febbraio, siamo vicino a Boston, quindi può essere che nevichi e che piova, o che faccia semplicemente molto freddo. Allora, quello che incomincio ad andare a fare è prendere informazioni su cui voglio lavorare, che sono solo di umidità e di temperatura, e provo a ricampionarli in modo tale da avere questi dati spaziati in modo uniforme al minuto. Prima li abbiamo visti, sembrano spaziati al minuto, ok? 7,53 32 secondi, 7,54 32 secondi. Se voi scorrete tutta la lista vedrete che qualche volta non è esattamente così, quindi salta qualche secondo. Allora noi vogliamo andare a riorganizzare questi dati e ne facciamo un retime. Pensando a chi di voi utilizza le serie storiche finanziarie, ad esempio il FINS, ci sono tutti i metodi di destagionalizzazione delle serie. Quindi quello di passare da una serie da giornaliera a settimanale piuttosto che mensile. Il retime, quando io vi dicevo le timetable vanno a sostituire le financial time series, la parte di destagionalizzazione delle serie è gestito dal retime. Quindi io qui gli sto dicendo di ricampionare queste due variabili al minuto e l'interpolazione che è eventualmente necessaria, anziché deve essere di tipo lineare. E poi grafichiamo le nostre due curve. Quindi qui è quello che noi abbiamo ottenuto. Ok? E la visualizzazione. La visualizzazione in analisi dati può convenire a volte avere due assi Y. Quindi qui con questa funzione che trovate poi in coda abbiamo scritto, abbiamo utilizzato di fatto quella che è la funzione plot XY. Ora, questi dati hanno del rumore. Quindi noi dobbiamo andarli a smussare, dobbiamo andare a pulire il rumore. Allora, anche in questo caso partiamo con quello che è un task, utilizziamo questo che serve per fare lo smooth del data e in questo momento noi stiamo utilizzando la variabile udata e possiamo decidere di andare a togliere il rumore sulla umidità. Quindi quello che vedete in azzurro chiaro è il segnale originale, invece quello blu scuro è quello smussato. Altra cosa che se io gli chiedo qual è il codice, lui qui mi dirà che il codice da utilizzare è la funzione smooth data. Guardate che sono qua. Ed ecco perché nel mio processo che vorrà diventare automatico, io qui l'ho applicata direttamente.
Quindi noi qui utilizziamo un filtro che mi permette di andare a smussare i nostri dati, quindi a togliere il rumore di fondo. Altra cosa che può essere per noi interessante è andare a trovare quelli che sono dei cambiamenti all'interno dei nostri segnali, che possono essere ad andare a trovare un minimo locale, però andare a trovarli tutti, quindi non solo il primo che si trova, ma anche andare a gestire quelli che sono proprio semplicemente dei cambiamenti nel segnale. Vedete qui che io gli sto dicendo trovami i minimi locali della temperatura, lui dice te ne trovo 11, NNZ è quello che è un valore, è una funzione MATLAB che testa il numero di valori non a zero. E poi qui andiamo ancora a capire in quali date si sono verificati questi minimi. Qui ad esempio verrebbe da dire che il 4 di febbraio alle 3 aveva delle temperature che sono un po' oscillate e lo ribassi, stessa cosa ce l'abbiamo avuto per il 6, no, il 6 ha solo avuto un valore basso intorno alle 9, il 7 di febbraio, l'8 e il 9. Allora adesso noi proviamo a visualizzare questi valori e troviamo delle cose un po' curiose, tipo che in alcuni casi il valore che era un valore massimo e un valore minimo sono veramente molto molto vicini. Allora forse quello che non mi interesserà più è capire il valore minimo massimo, ma quando c'è un cambio significativo nel segnale della temperatura. E allora lì utilizzo quello che viene chiamato un change. Quindi andrò a visualizzare le informazioni così, dando dei criteri, ok? Quindi io qui voglio dire quanti sono il numero massimo di cambiamenti che ho in questa zona. Questo è, vuole essere diciamo, un modo per farvi vedere quali sono gli strumenti disponibili all'interno per andare a preparare i dati e per capire l'aspetto dei nostri dati. Ora adesso noi qui abbiamo detto il nostro obiettivo è molto minimo questa volta ed è quello di andare a collegare queste temperature che abbiamo registrato con degli eventi che sono stati registrati da altre basi dati. Vi dicevo, noi i dati li stiamo andando a prendere da dal log di fatto di una centralina meteo installata su un palazzo. Esistono però una serie di altre informazioni che sono reperibili, che sono tipo quelli che sono gli eventi meteo che vengono collezionati. In questo caso gli eventi meteo sono stati collezionati ed è un'altra base dati che ce la fornisce in un file Excel in cui si tiene ad esempio conto in questi dati che tipo di evento è stato, stiamo parlando degli Stati Uniti, quindi in quale stato. Ci sono stati dei danneggiamenti alle proprietà, sì, che tipi, qual è la latitudine e la longitudine, la narrativa. Per cui ci sono i centri meteo che dicono che cosa è successo, quanto è durato, c'è un ID, quindi ogni evento meteo estremo è registrato con un numero specifico, e poi quanti sono stati il conteggio totale dei danni, quindi la monetizzazione del danno. Quindi noi abbiamo una base dati fatta così, che ci importiamo in MATLAB, e vi faccio notare una cosa. Allora, qui io la importo, insert section break. Allora, noi vogliamo, visto che la nostra centralina è in Massachusetts, vogliamo estrarre solo i dati il cui stato coincide col Massachusetts. E questo è il motivo per cui a me piace usare le tabelle. Perché io qui, effettivamente, se avessi avuto una matrice, o questa era un'altra variabile di stringhe, di un cell array, e quindi devo fare dei cicli for o per andare a estrarre informazioni. Invece in questo caso gli dico, vammi ad estrarre quei dati che sono nella colonna state della tabella uguali a Massachusetts. Okay. E poi in particolare io voglio gli event type. Altra cosa che dovrò fare
sarà informare MATLAB qual è la time zone delle mie tabelle, delle mie timetable, perché anche questa è una timetable. Questo sarà importante perché se lui la trova sulla stessa time zone, allora va bene, li prende così come sono. Se invece già fosse un dato con un'ora di fuso differente, allora in automatico quando io gli farò fare la parte di sincronizzazione che vedete qui sotto, lui dovrà tenere conto della differenza di fuso. Per alcune operazioni potrebbe anche dirmi no, ti fermi qui e decidi tu a monte cosa devi fare. Quindi qui noi andiamo ad estrarre i nostri dati e andiamo a fare la sincronizzazione. Ed ecco quello che noi andiamo a ottenere. Allora, quello che vedete, ad esempio, che i dati che io ho sono, partono dal 10 gennaio del 2016. Noi però su temperatura e umidità abbiamo dati che sono disponibili solo dal 4 di febbraio. In alcune situazioni lui non ha l'event type, ad esempio per il 4 di febbraio, per cui non c'è stato un evento estremo. C'è a un certo punto, adesso scorrendo probabilmente non riesco a trovarlo, si vedrà che le nostre osservazioni sono in corrispondenza ad esempio di una nevicata. Noi qui andiamo a rimuovere i dati che non ci interessano, nel senso che tanto a inizio anno questi dati non c'erano. Andiamo di nuovo a fare un retime, questa volta andiamo a prendere il valore medio giornaliero, ad esempio di temperatura e umidità. Eccolo qui. Quindi lui ha applicato sui 4 giorni, è andato a calcolare il valore medio di temperatura e umidità e in questo caso anche per gli event type chiedo di fare questo prendendo però l'event type che è il più vicino e vado a sincronizzare di nuovo le nostre due serie. E quindi quello che io vedrò è che lavorando per gruppi dei dati noi avremo che per il 4 di febbraio c'è stata una forte nevicata. C'è stato invece molto freddo con questo vento ghiacciato oppure semplicemente tempo invernale. E di qui io posso poi partire a fare altre considerazioni. Ad esempio, avendo più time serie, la serie più lunga, potrei immaginare di provare a costruire un algoritmo che mi aiuta nella previsione del tempo, quindi nella parte di weather forecast, magari utilizzando un algoritmo di machine learning piuttosto che una rete neurale. Domande? Da microfoni aperti, chi desidera intervenire? Ok, allora, se non ci sono domande, io il codice ve lo farò avere. Voi provate a lanciarlo, provate anche ad andare su TeamSpeak, registrarvi, potete creare il vostro canale e un qualunque tipo di dato potete poi, basta che avete qualcosa che fornisce dei dati, li fate arrivare lì e potete poi caricarli in MATLAB. Questo è anche, secondo me, un buon esercizio di acquisizione di dati che non sia il classico file o database a cui siamo abituati quotidianamente. Sulle funzioni di timetable, la sincronizzazione, la destagionalizzazione, i ricampionamenti sono operazioni fondamentali, per cui anche impratichirsi non sarebbe male. Vorrei lasciare la parola a Domenico se non ci sono domande. Allora, ci sarà tempo, c'era una mano alzata. Io, scusate, sono Aldo, ciao Francesca. Ciao. Solo una domanda tecnica, ma innanzitutto complimenti, molto bello e molto interessante. E ti chiedevo, su questa timetable praticamente funzionano quasi tutte le funzioni, ci sono limitazioni per l'accesso? Cioè qualche funzione magari che usiamo diffusamente che magari invece
a qualche limite? Allora, è un po' difficile rispondere. Comital array, per esempio, non tutti inizialmente, visto che è stato introdotto sì. da poco. Allora, perché mi sembra molto comodo sulle temi, se non vediamo l'ora di usarlo, sicuramente. Sì, no. Allora, ci sono sicuramente limitazioni nella misura in cui, ad esempio, se tu devi fare un modello GARCH, un modello autoregressivo, tu non gli puoi dare in pasto una timetable, ok? Okay. Quello che però io normalmente faccio è utilizzo le timetable per preparare i dati, quindi pulirli e provare ad analizzarli, e poi li trasformo alla fine in matrice, come ha bisogno okay. il GARCH. Quindi utilizzare le timetable e le table per il preprocessing. Benissimo. Nascono, e lì secondo me sono utili perché tu hai il real-time, la sincronizzazione, la possibilità di fare statistica a gruppi, che io qui non l'ho fatto vedere. Poi però invece, non so, anche l'algoritmo di ottimizzazione, li devi tornare su matrici. Gli algoritmi invece di machine learning, e quindi per me vuol dire machine learning classico, ma anche reti neurali e reti deep, invece se non hanno le timetable ti prendono perlomeno le table. Quindi okay. fai la conversione, quello sì. Okay. E anzi, nascono per lavorare su quelle. Bene. Ok. Vedo che Simona, lascio la parola. La professoressa San Felice voleva intervenire. Eccoci qua, sì, Simona. Dunque, una domanda un po' tecnica, quindi magari, però solo un riferimento. Ma quella funzione che fa lo smoothing dei dati che hai, a cui hai accennato prima, sai che cosa, che metodi implementa? Sì, sì. Allora, se noi facciamo smooth data, che dovrebbe essere la funzione. Allora, okay, però se io scrivo anche corretta non sarebbe male. Allora, e sono qui i metodi che loro vanno, oh, sì, vorrei solo la mia tabella. C'era proprio okay. una curiosità, poi ovviamente... Sì, 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 no, ma è legittima. Siccome mi sì. occupo un po' di queste cose, allora mi ha incuriosito. Sì, sì. No, ma io non sono stata a commentarla, però sono tutti documentati i metodi di smoothing. Ah, e okay. quindi poi di ciascuno si può anche poi andare poi a vedere il singolo dettaglio. Va bene. Ok, grazie. Quindi il default è una media mobile. Va bene. Okay. Anche la mediana mobile, sì. Sì. Bene, allora, ci sarà ancora tempo alla fine del seminario per fare domande alla dottoressa Perino. Innanzitutto, Francesca, ti facciamo un applauso. Grazie. No, davvero. Complimenti. E adesso diamo la parola invece al dottor Perrotta del Joint Research Center della Commissione Europea. Sì, eccomi, adesso aspettate che cerco di... C'è un close share tra un attimo. C'è qualcosa che non mi torna qui nella condivisione. Cos'è sto close share tra? Ah, ok, no. Sì, dovrebbe funzionare. Allora, mi aggancio prima di iniziare la presentazione. Vorrei agganciarmi un attimo alla presentazione che ha appena fatto Francesca, perché le tecniche che Francesca ha presentato, quindi l'uso della timetable, eccetera, l'abbiamo applicate congiuntamente. Tecniche robuste che tratterò brevemente nella presentazione per fare cose di questo tipo che vedete. A proposito, vedete lo schermo? Sì, 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 si vede domenica. Perfetto. Questo qui è un sito, una risorsa web riservata, diciamo, cioè c'è l'accesso è con password, che è accessibile a servizi dell'Unione Europea e al segretariato generale, che è fondamentalmente un servizio che parla direttamente con i commissari e con la presidente della commissione. E durante il periodo Covid, nel febbraio, a partire da marzo di quest'anno, quando siamo entrati in confinamento, ci hanno chiesto di fare delle analisi di monitoraggio delle importazioni e esportazioni dei prodotti legati al Covid. Vi ricorderete che ci sono stati tutti quei problemi legati alla fornitura delle mascherine, degli apparecchi di ventilazione, tutte queste cose qui. E perché? Perché non c'era sufficiente disponibilità in Europa, no?
Allora ci hanno chiesto di monitorare l'import-export per poter prendere delle decisioni in proposito, quindi decisioni del tipo vado a chiederle in Cina, vado a chiederle in India, vado a chiederle negli Stati Uniti, insomma cercare di approvvigionarsi nell'emergenza. In tempo record, grazie al fatto che avevamo sviluppato tecniche di analisi robusta con il professor Iani in precedenza, siamo riusciti a sviluppare questo strumento che vedete qui, che permette fondamentalmente, come potete intuire, no? Qui c'è una categoria di prodotti face and eye protection, quindi queste erano appunto le mascherine, il famoso capitolo delle mascherine, no? Che viene codificato con questo codice, e qui c'è un'importazione dalla Cina alla Francia. Vedete che per un bel periodo le importazioni erano assolutamente minuscole, entriamo in emergenza Covid e qui vedete cosa succede in termini di quantità e valori importati, un delirio diciamo così. E qui vedete una sorta di zoom che vi fa vedere più in dettaglio cosa succede alle quantità importate appunto dalla Cina alla Francia, qui i valori, qui il prezzo, vedete anche il prezzo, aumentano contestualmente ma non proprio nello stesso rapporto, perché vedete che anche il prezzo è aumentato tantissimo, quindi capirete che l'escalation dei prezzi delle mascherine, qui lo vedete proprio da dove viene, viene al momento dell'importazione, non è stato completamente vero quello che si è detto, che c'è stata una speculazione dalle farmacie, a livello di farmacie eccetera, perché questo è il livello dell'importazione dei prodotti addirittura, quindi l'escalation dei prezzi già avveniva a quel livello lì, c'era qualcuno che speculava già a quel livello lì. Vedete per esempio le transazioni e vedete che appunto ci sono improvvisamente in determinati mesi dell'anno, in questo caso vediamo se c'è la data, questo addirittura è di luglio, guardate qua le quantità e i valori che sono state importate appunto in Francia, questo qui è giugno, ok, e questa niente è una metrica, e questo strumento che ripeto abbiamo sviluppato in tempi record, lo abbiamo potuto sviluppare in tempi record da una parte perché MATLAB aveva introdotto non molto tempo prima appunto il concetto di timetable, e vi assicuro che questo ha fatto la differenza, cioè quello che ha spiegato Francesca veramente ha fatto la differenza, perché gestire le date in modo efficiente non era per niente banale prima. E poi l'altra differenza l'ha fatto il fatto che avevamo tutta una serie di strumenti sviluppati con il professor Iani negli anni precedenti per fare queste serie di analisi in modo robusto e anche molto efficiente computazionalmente. Tenete conto che questi che vedete qui non sono lì in ordine alfabetico, questi qui sono segnali che sono stati rilevati automaticamente dal sistema grazie alle tecniche che abbiamo sviluppato con il professor Iani e il suo gruppo, e quindi sono proprio ordinate per rilevanza. Ecco, va bene, niente, questa era un po' una digressione, ma mi pare che si colleghi bene con quello che ha presentato Francesca. Adesso vado un attimo, anche più di un attimo, sulla presentazione. Allora, vediamo un attimo qui come si fa. Dovrebbe essere così, full screen. Adesso si vede, Marco, la presentazione, o si vede ancora quella di prima? No, si vede ancora quella di prima. Ah, perché okay. Forse c'è un certo delay di qualche secondo tra... Provo a vedere se è il delay oppure devo proprio cambiare hai modo fatto di... fatto l'intero... non lo so, allora io faccio uno stop sharing, full desktop. Faccio uno stop sharing e poi riapro con l'altra pagina. Vediamo, ora dovrebbe vedersi invece la presentazione. Dimmi quando succede. Eccola, si vede la presentazione. Ok, va bene. Allora, qui entro nel merito, anche se è molto molto collegato con quello che vi ho fatto vedere adesso sulle serie storiche. Nella presentazione non tratterò serie storiche, tratterò qualcosa di diverso. Questo è un po' il piano di quello che vorrei farvi vedere. Innanzitutto voglio inquadrarvi un po' il lavoro. Adesso prima vi ho detto un po' che appunto abbiamo lavorato in questo gruppo che c'è a ISPRA, che è composto da una ventina di persone, tra statistici, informatici e diciamo personale di supporto, programmatori, eccetera.
E che serve l'OLAF, che è l'ufficio antifrode dell'Unione Europea, e alcuni direttorati generali e appunto anche il segretariato generale, cioè i commissari direttamente, che devono prendere decisioni informate, diciamo, sulla base di solide diciamo, considerazioni basate sui dati, insomma. L'area in cui ci muoviamo è l'antifrode, come ho detto, è l'analisi del commercio internazionale. Vi farò vedere quali sono i dati che utilizziamo, che sono, attenzione, dati pubblici, quindi sono, o meglio, abbiamo dati pubblici e abbiamo dati riservati. Quello che presenterò si basa su dati pubblici, quindi potrebbero essere benissimo utilizzati anche da voi per le vostre tesi, approfondimenti, qualunque cosa vogliate fare sul commercio internazionale. Poi vorrei farvi vedere appunto come si ritrovano le anomalie in questi dati, cosiddetti pattern, no? Schemi ricorrenti, possono essere anomalie sporadiche, ma possono essere anche cambiamenti strutturali, di natura strutturale, quindi frodi sistematiche, per esempio. E poi vi farò vedere come, una volta che avete rilevato le anomalie o questi cambiamenti strutturali, potete andare a verificare qual è, diciamo così, la correlazione di queste anomalie con, per esempio, il fatto che queste si presentino in un particolare Stato membro piuttosto che in un altro. Quindi chi è più virtuoso nell'applicazione delle politiche antifrode? Lo si vede da come le frodi effettive o le potenziali frodi effettive sono correlate, no, associate più che correlate forse appunto a determinati stati membri. La relazione poi tra le variabili nei dati e ovviamente, va bene, qui il tema un po' è anche il filo conduttore, è un po' l'utilizzo di strumenti di statistica robusta e in MATLAB, e tutto quello che vedrete lo abbiamo sviluppato in questo software, no? L'FSDA, il Classical Statistics Data Analysis, che è da anni che sviluppiamo con Parma. Allora, sì, qui è un po' una sorta di lezione di educazione civica, va bene, non è una lezione di educazione civica, siete in un dipartimento di economia, credo almeno a Parma, non so bene a Catania, comunque credo che queste cose vi siano note, scusate se ci torno un momento. Allora, tutto, diciamo così, parte un po' dal trattato addirittura del 1957 che ha istituito l'Unione Europea. E quando è stato fatto questo trattato, forse sapete bene che si è deciso di avere delle cose delle politiche che sono di competenza esclusiva dell'Unione, altre che sono invece di competenza concorrente, che vuol dire che sia gli Stati membri tra di loro che le istituzioni europee devono assieme lavorarci. Allora, quelle di competenza esclusiva comprendono appunto non solo la concorrenza, l'euro, che sapete sicuramente, ma anche la politica commerciale e l'unione doganale. Cioè, l'unione doganale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel campo dell'unione doganale, cioè le decisioni per l'import-export e così via, gli Stati membri, diciamo così, non hanno possibilità, non possono decidere in autonomia. Decide soltanto la Commissione Europea, naturalmente, dopo aver sentito il Consiglio, quindi anche gli Stati membri, però le decisioni vengono prese dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea. Quindi se c'è da inserire un dazio contro, che ne so, la Cina per comportamenti che non ci piacciono, questo non lo decide l'Italia. Come non decide l'Italia se semplificare le importazioni dalla Cina, come io avevo sentito l'anno scorso, per esempio, ventilare pubblicamente da diversi politici italiani in merito, per esempio, alla Via della Seta. No, non lo si può fare, semplicemente non lo si può fare perché è competenza esclusiva della Commissione. Mentre ci sono altre cose che sono di competenza concorrente, condivisa, quindi per esempio la lotta alle frode. Ecco, noi come Centro Comune di Ricerca lavoriamo prevalentemente qui nell'unione doganale, che è competenza nostra esclusiva, e qui, no, nella lotta contro la frode, che stipulata in questo articolo del trattato prevede che tutti si diano da fare sostanzialmente e collaborino. Ok. Questo è una slide che mi serve soltanto per farvi capire che qui non stiamo, diciamo, parlando in astratto.
la ricerca che abbiamo fatto, il lavoro che abbiamo fatto con il professor Riani sul gruppo ha portato a dei risultati direi molto molto tangibili. I numeri che vedete qui, 200 milioni, 300 milioni, 3 miliardi quasi, sono potenziali frodi che ancora, ecco, ci tengo a dire, sono, come dire, un po' contestate, non dico nulla, ma sono effettivamente frodi, potenziali frodi che sono state contestate a diversi operatori in questi paesi, e ai rispettivi paesi è stato contestato di non aver fatto abbastanza, diciamo, per coprire queste frodi nel nome della, come abbiamo detto, no, competenza condivisa. Prendiamo tutte e due la responsabilità di lottare contro la frode, Commissione, Unione e Stati membri, ma se uno Stato membro non fa abbastanza può essere anche multato. E questi sono tre casi in cui si sta considerando la possibilità di multare questi paesi perché hanno fatto poco o niente. E vedremo qual è l'evidenza statistica che hanno fatto poco o niente in questa presentazione. Ecco. Poi che ci sia stato veramente dolo o meno, queste sono considerazioni che rimangono ai giudici, no, non siamo noi certo a dire e a tirare le somme. Quello che noi facciamo nella commissione, almeno al nostro livello, è semplicemente dare evidenza statistica di certe situazioni. Ecco, questi sono i dati che utilizziamo. Allora, questi sono una parte dei dati che utilizziamo. Questi sono quelli pubblici che vi dicevo che potete anche scaricarvi voi dal sito di Eurostat. Vedete, sono degli aggregati mensili, no? Definizione del prodotto, questo codice significa che è un prodotto tessile, vabbè, c'è un database in cui trovate proprio le corrispondenze di cosa significa ogni prodotto. Il partner qui è l'esportatore, la Cina, il declarant è chi importa, in questo caso Grecia-Ungheria, mese di importazione, anno di importazione, valori in migliaia di euro, quantità importate in tonnellate ed eventualmente supplementary unit, che vuol dire numero di paia di pantaloni, per esempio, no? 4.000, non so, scatole di pantaloni, non so. Ecco, i dati li potete trovare qua, nel caso siate interessati, potete scaricare e giocare un po' con questi dati. Esempio, per esempio, di frode. Ah, a proposito, questa qui non so bene, non credo che fosse una vera frode, qui forse sono stato un po' impreciso. Questo è un esempio di potenziale frode, nel senso che in questi dati cosa si vede? Questi tra l'altro sono dati disaggregati, non sono neanche i dati aggregati mensilmente pubblici, questi sono dati più, diciamo così, riservati, in cui si vede che ci sono questi due valori qua che sono anomali. Con le tecniche, diciamo, sviluppate con il professor Riani di regressione robusta, eteroschedastica, in questo caso siamo riusciti, quello che facciamo è cercare di rilevare situazioni come queste. Siccome questo rappresenta il valore e questo rappresenta la quantità, questa dimensione rappresenta la quantità, questo cosa rappresenta? Diciamo, un punto che è qui è un punto di basso prezzo, evidentemente. No, il prezzo 5,16 euro è questo, è la coefficiente angolare di questa retta di regressione senza intercetta, che ovviamente si vede benissimo essere molto più il prezzo dichiarato da questi due importatori, no? Quindi sono lenzuola di cotone in questo caso, va bene. Questo è un caso di che cosa? Sottofatturazione episodica. Ma ci sono situazioni di fatturazione anche sistematica. Guardate qua che roba. Allora, qui ho dovuto oscurare, diciamo, il paese di importazione. Ma che cosa? Questi sono due paesi diversi di importazione qui. Qui c'è un paese, uno Stato membro e questo è un altro Stato membro. Questo verde è la stima robusta che noi facciamo abbiamo rilevato grazie appunto alla collaborazione con l'Università di Parma nel tempo. Stimiamo che nel tempo il prezzo di questa roba, che non so bene cosa fosse, mi sembra siano scarpe in questo caso, roba che ha a che fare con le scarpe, evolve in questo modo. Bene, in questo caso cosa si vede? Si vede che c'è questo paese membro qui oscurato che prima non aveva grandissime quantità di importazioni, improvvisamente comincia ad avere una gran quantità di importazioni e tutti sottofatturate. D'altra parte, nello stesso periodo considerato, vedete che qui c'è la stessa identica stima che facciamo noi,
quest'altro paese aveva prima un'enorme sottofatturazione sistematica e poi piano piano si è riportata alla normalità, no? Bene in linea con le nostre stime. Cosa vuol dire? Vuol dire che la frode si è spostata da questo stato a questo stato. E questa è una delle cose appunto che facciamo per l'antifrode, con le tecniche sviluppate con l'Università di Padova. E questi snapshot qui che vedete sono fondamentalmente delle presi da quel sito, da quella risorsa che vi ho fatto vedere prima, dove c'era il monitoraggio dei prodotti, dell'importazione dei prodotti Covid. In quel caso lì non si parlava necessariamente di frode, era un esercizio di monitoraggio vero e proprio. Quei segnali che vedevate lì evidenti non erano necessariamente delle frodi, riflettevano semplicemente un cambiamento di stato, no? Qui invece proprio si parla di una frode massiccia. Tutti questi strumenti, comincio a dirlo, no, sono stati sviluppati in FSDA, qui ci sono i riferimenti dove trovate la documentazione dettagliata. In realtà qui, vabbè, questo è un riferimento interno nostro, ma in realtà potete trovare tutto qui nel sito dell'Università di Parma, di Rosa, diretta dal professor Riani. E questo è un riferimento a dove potete invece trovare sia nel sito di MathWorks che in GitHub informazioni un po' più dettagliate e utili per lo sviluppo. In GitHub in particolare c'è spazio addirittura per collaborare con noi, no? Allo sviluppo del codice. Quindi se volete un po', se siete incuriositi, potete andare in questi due siti anche e darci un'occhiata. Allora, vediamo un po' che cosa significa fare una regressione lineare robusta e trovare situazioni come questa, no? Questa qui. E Domenico, scusa se ti disturbo, c'è una domanda nella chat. Sì, dimmi. Non la vedo, me la puoi leggere? E cosa si intende per sottofatturazione fraudolenta? Sì. Non applicazione di dazi? Non applicazione di dazi, dici? Sì, come domanda, io ti ho letto la domanda. Ho capito perfettamente, sì. Allora, sì, diciamo che il problema è questo. Esiste una cosa che si chiama custom value, no? La valutazione doganale. È una norma internazionale definita dal WTO, no? e World Trade Organization, che ha poi le implementazioni locali nelle varie parti del mondo, e l'Unione Europea, ripeto, avendo competenza esclusiva, adotta le regole del WTO in modo autonomo. Allora, cosa significa questo? Significa che il WTO stabilisce una serie di regole per dire deve essere un doganiere deve valutare un'importazione. Allora, quando l'importazione viene fatta al di sotto di una certa soglia, il doganiere si insospettisce, ma non è che può andare lì e fare lo sceriffo di turno, deve seguire delle regole per contestare la sottofatturazione. Quindi sottofatturazione significa che io importo delle scarpe a un prezzo che ritengo ragionevole, e però se esagero nel dichiarare al di sotto, no, di una certa soglia perché voglio pagare meno tasse doganali, perché ci sono delle tasse doganali da pagare quando si importa una merce nell'Unione Europea, allora insomma il doganiere si può insospettire e quindi può intervenire e chiedere spiegazioni. Quindi qui stiamo parlando più che di dazi, sì, qui stiamo parlando di dazi, di tasse che sono dovute all'importazione, e la maggior parte di queste tasse rimangono all'Unione Europea. Cioè rimangono alle istituzioni europee, no? Al budget dell'Unione Europea. Poi quando la merce viene importata nel paese, per esempio in Italia, l'IVA va tutta allo Stato italiano, evidentemente. Quindi se c'è una sottofatturazione, il danno va a chi? Prima di tutto va alle istituzioni europee perché si paga meno dazi, e la seconda situazione è che ci perde anche in gettito IVA il paese di destinazione della merce. Quindi ci sono due danni, non uno solo, per non parlare poi di danni di concorrenza e tutto il resto. Questo è un po' il contesto in cui ci muoviamo.
Allora, qui volevo farvi vedere come appunto si opera per trovare il prezzo di riferimento, perché allora noi forniamo questi strumenti anche alle dogane. A proposito, con noi lavorano anche tutte le dogane europee, eh? Questo sito che abbiamo, che avete visto, viene utilizzato anche da loro. Allora, cosa fa un doganiere? Un doganiere, per contestare o meno la merce, deve avere dei prezzi di riferimento, e quindi noi cerchiamo di dare dei prezzi di riferimento. Allora, qui vi faccio vedere la tecnica generale. Questo è un dataset abbastanza noto, che è il Forbes, che si trova in FSDA. Vedete, potete scaricarlo tranquillamente da FSDA. Questi sono i dati, vedete c'è una cosina qui che sembra un po' anomala. Io aggiungo addirittura questo dato artificialmente, ne aggiungo un valore anomalo, faccio finta insomma che ci sia uno spurio, no, all'interno. Allora, in generale cosa si fa per fare una regressione? Beh, niente, si cerca di minimizzare la somma dei quadrati dei residui. Quindi se io facessi un fit, quindi tiro una riga qua, cerco di in qualche modo calcolo quella che è la distanza di ogni punto da questa riga, e l'obiettivo del classico OLS, che si può fare in diversi modi in MATLAB. Qui ho mostrato quattro modi diversi per fare questo fit, che trovate qui. Cerca di minimizzare che cosa? La somma dei quadrati delle distanze verticali di ogni punto da questa retta, no? Che è quella trovata con questo classico metodo. Come potete capire qui, le cose non è che vadano tanto bene, perché c'è questo elemento qui che distorce completamente la stima. Cosa si può fare per rendere la stima più appunto robusta alla presenza di questo outlier e di altri possibili? Beh, quello che si può fare, invece di considerare tutte le osservazioni, se ne considerano di meno, no? Diciamo, l'idea è un po' questa qui, no? Allora, immaginiamo di dire, ma quante di meno? Va, partiamo dal minimo necessario, facciamo finta che le osservazioni, che ci sia un gruppo dominante, almeno 50% delle osservazioni, benissimo, facciamo un fit soltanto sul 50% delle osservazioni, bene, allora se faccio quello che si ottiene con una funzione che è in FSDA, che si chiama LTS, la funzione in realtà si chiama LXS, perché comprende diversi stimatori, comunque insomma, uno di questi è l'LTS, si ottiene un fit che, come vedete, è molto molto migliore. Ma direte voi, bene, ma perché usarne solo la metà? Qui c'è un dataset piccolissimo, se uso solo la metà, insomma, butto via un sacco di informazioni. Benissimo, allora lì è intervenuto proprio il professor Riani negli anni, ormai non so da quanti anni che è stata introdotta questa tecnica, che si chiama Forward Search. Con questa tecnica quello che fondamentalmente si fa, adesso non entro nei dettagli perché ho perso abbastanza tempo, si cerca di utilizzare il maggior numero possibile di punti, di dati, e lasciando fuori solo ed esclusivamente quelli che effettivamente sembrano essere non in linea con la maggior parte dei dati. Questo è un plot che mostra effettivamente come qualcosa succede quando si comincia a introdurre il quindicesimo punto in questo insieme di dati. Ma guardate qui cosa fornisce anche questa tecnica del professor Yang, la Forward Search. Fornisce, dà la possibilità di vedere una sorta di storia, di film, di quello che è successo, che succede se consideriamo 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 osservazioni per fare il fit. Allora, qui quello che si vede è che indipendentemente da quante osservazioni io vado ad utilizzare per fare il mio fit, l'osservazione numero 17, che è questa qua, compare sempre come un outlier. Mentre c'è un'altra osservazione qui che vedete, che sembrerebbe essere sempre diversa, diciamo, dai fit, che produce un fit che è sempre diverso da quello della maggior parte delle osservazioni, ma se le prendiamo tutte non si capisce più niente, si mescola alle altre. Quindi qual è il senso di questa cosa? Il senso di questa cosa è che questo punto qui, qualunque metodo lo va a beccare, questo punto qui lo si può beccare soltanto se si fa un'analisi che non considera tutti i dati assieme. Se la si fa considerando tutti i dati assieme,
le carte in tavola vengono tutte mescolate e non si capisce più niente, cioè non si riuscirà mai a rilevare questo come outlier. Questo è, diciamo, il senso di questa tecnica che ha introdotto il professor Viari, che si chiama appunto forward search. Bene, ma adesso vediamo un po'. Qui avevamo soltanto uno o due outlier, uno all'altro l'ho introdotto io, no? Ma qui che cosa vedete? Qui vedete che ce ne sono parecchi di outlier, no? Questi sono dati commerciali, questi sono i soliti valori che ho fatto vedere prima, qui le quantità importate, si tratta di importazioni di aragoste dal Canada, e beh, qui c'è qualcosa di più sistematico, no? C'è un numero di osservazioni qui, di importazioni, che sembra essere sistematicamente deviante. Bene, applichiamo la forward search di prima, quello che viene fuori è che, vedete, questa è quella curva di prima che vi ho fatto vedere dove c'era il salto, no? Monitorato dalla forward search del professor Riani. Allora, qui è quello che si vede, che c'è un gruppo di osservazioni, non soltanto una o due come prima, no? Che salta fuori dalle bande e che corrisponde a queste qui. Allora, ma chi sono queste osservazioni? Guardate qui cosa sono. Sono osservazioni, sono dichiarazioni doganali, flussi doganali, perché questi sono aggregati mensili, sono flussi doganali che corrispondono alla Spagna prevalentemente, poi vabbè c'è qualcuna, va bene, dalla Francia, dalla Grecia, dal Belgio, ma queste della Francia, Grecia, Belgio in realtà sono queste qua, che sono qua, queste tre che sono abbastanza in linea tutto sommato con le altre. La greca è questa qui, il resto sono dichiarazioni appunto spagnole. Allora, qui c'era che cosa? C'era una sottofatturazione assolutamente sistematica, era una vera e propria frode che ormai, insomma, si parla del 2013-14, qualcosa di conclamata, e dove non c'era dubbio ciò che stava succedendo. Allora, più generale, allora, qui è evidente chi sta sottofatturando, no? È evidente che è la Spagna, punto e basta, non c'è dubbio. Però andiamo a vedere un caso un pochino più complicato. Allora, qui abbiamo 90.000 flussi di importazioni di tessili, no? E ogni flusso è una combinazione di prodotto, origine e destinazione, no? Come abbiamo visto prima. Allora, questa diciamo, in realtà non è caratterizzata, questi flussi non sono caratterizzati da un gruppo principale e un gruppo secondario che è la frode, come prima, no? Come per le aragoste. Qui invece la situazione è più variegata. Io qui ve la mostro con una tabella in cui vi faccio vedere che, applicando delle tecniche in cui non entriamo, tecniche di clustering, siamo riusciti a vedere che in realtà ci sono 5 livelli di prezzo, grosso modo, tra la fascia di prezzo più bassa e la fascia di prezzo più alta, che abbiamo chiamato 1, 2, 3, 4, 5. Quindi 1 significa fascia di prezzo bassa e 5 significa la fascia di prezzo più alta. E vedete qui cosa intendo per flusso, no? Cioè il prodotto, l'origine, la destinazione, il cluster a cui appartengono e il prezzo della dichiarazione. Questa tabella è enorme, 90.000 flussi, no? E come facciamo a questo punto? Queste sono anomalie poi ritrovate. Come facciamo a capire se c'è una correlazione o no tra, diciamo, paesi e livelli di prezzo? Lo possiamo fare con l'analisi delle corrispondenze. Cosa significa questo? Significa che possiamo mettere in una tabella come questa, una tabella di contingenza, quante volte questo paese compare nella classe di prezzo X1, che è quella più bassa, quante volte compare nella 2, nella 3, nella 4, nella 5. Questo per ogni paese dell'Unione Europea. Quindi abbiamo 28 righe e abbiamo 5 colonne. Righe per i paesi, colonne per le fasce di prezzo. Cosa si può fare poi con questa analisi, con questa tabella? Beh, qui a colpo d'occhio uno dice, vabbè, mi sembra che la Gran Bretagna compare spesso nell'X1, nella fascia di prezzo più bassa. Ma questa cosa è significativa o meno? Perché questi numeri, insomma, dicono qualcosa. A colpo d'occhio uno può intuire, no, qualcosa. Però è significativa questa associazione tra la Gran Bretagna e questa fascia di prezzo, oppure è casuale, è una cosa che si può spiegare, no? Bene, allora, questo, per rispondere a questa domanda si usa appunto l'analisi delle corrispondenze, e per capire appunto qual è la relazione tra queste due variabili, no? Segmenti di prezzo e righe. Quindi le domande a cui che ci poniamo è: ma quali sono le nazioni associate prevalentemente al segmento X1 in modo significativo, magari,
quali sono quelle associate a X2 e così via. Allora, qui va bene, ho posto i cosiddetti termini di riferimento, li do per scontato. Marco, in questo audience già ha visto l'analisi delle corrispondenze con te? Io direi di sì, alcuni l'hanno visto. Ragazzi, se qualcuno potesse intervenire, vuole intervenire. Perché allora, diciamo, io qui non entro, non entrerei nei dettagli di queste cose, le lascerei un po' scontate, cercherei di concentrarmi sull'interpretazione dell'output e una spiegazione dell'input che fornisce questa tecnica, no? Prima abbiamo parlato di regressione robusta per andare a rilevare le anomalie. Adesso stiamo analizzando le associazioni tra le anomalie e diciamo così, i paesi, e per questo si usa questa seconda tecnica. Ecco, quindi dobbiamo un po' tenete presente questi due ruoli diversi, non insomma fate confusione tra quello che ho detto prima e quello che vi faccio vedere adesso. Prima, ripeto, la regressione serviva per trovare le anomalie, e qui per capire se le anomalie sono associate a certi paesi in modo significativo o meno. Darò per scontato quindi un po' questi concetti che stanno dietro l'analisi delle corrispondenze, che hanno a che fare con l'analisi dei componenti principali, tra l'altro. Allora, qui il senso che cos'è? Capire se c'è la dipendenza tra righe e colonne della matrice di contingenza, della tabella di contingenza. Quindi, quali sono le righe principalmente associate a quali colonne? Il punto di partenza è la solita statistica chi-square che ho portato qua. Lì, si parte da lì alla fine. E quello che viene fuori, da questa analisi delle corrispondenze, che fondamentalmente opera una trasformazione come l'analisi delle componenti principali, è questa. Guardate, è una tabella in cui le dimensioni, e queste dimensioni sono fondamentalmente una trasformazione di queste variabili. Allora, cosa si vede a colpo d'occhio qui? Adesso ci entriamo comunque nel dettaglio. A colpo d'occhio si vede che abbiamo questi triangolini che rappresentano le fasce di prezzo, e abbiamo i cerchi che rappresentano i 28 paesi membri. E si vede che ci sono delle associazioni in senso spaziale, ma si vede anche un'altra cosa interessante se ci guardate bene, che qui c'è X1, il prezzo più basso, e qui c'è X2, X3, X4, X5, il prezzo più alto. Questa dimensione, che viene dalla trasformazione precedente che dicevamo, questa dimensione qui ha catturato questo aspetto, ha catturato il fatto che c'è informazione nel senso delle varie categorie di prezzo, e questo ha catturato l'83% della varianza, quindi è un'informazione molto forte, ok? Allora, vediamo un attimo l'input-output di questa analisi di corrispondenza. Ho parlato di trasformazione, vediamo un po' meglio, no? Allora, l'input abbiamo detto che è questa matrice, questa tabella di contingenza. L'output che cos'è? È una nuova matrice, no? Una 28x2 per i paesi e una 5x2 per le categorie di prezzo, che sono fondamentalmente che cosa? Le coordinate di questi punti in questo nuovo spazio. Quindi si parte, scusate, da questo spazio qua, da questa tabella di frequenze qui, e si va a finire in uno spazio bidimensionale, che è quello delle due componenti principali, con delle coordinate, qui vabbè non ho riportato, ma questo è diciamo il senso, no? della trasformazione. Io, come ho detto, vorrei soffermarmi sull'interpretazione, no? Di questo spazio nuovo prodotto a partire dalla matrice di contingenza. Allora, abbiamo detto, la dimensione si riferisce cattura l'informazione del livello di prezzo. Qui ci sono i livelli di prezzo più basso, qui ci sono i livelli di prezzo più alto. Tutti questi paesi, no? L'Italia credo che sia qua dentro, eccola qua, si trovano fondamentalmente all'interno dei livelli di prezzo più alto. Poi c'è un gruppo
intermedio qui e poi c'è un gruppo che finisce nel livello di prezzo più basso, in cui si nota Malta, d'accordo, uno ce lo può aspettare, la Grecia uno se lo può anche aspettare, non si può aspettare tanto uno la Gran Bretagna, insomma, che è qui nascosta insieme a Malta. Ecco, andiamo avanti. Allora, vediamo un po' che cosa cattura la seconda dimensione. Vabbè, all'occhio attento, io non l'avevo visto questo, ma all'occhio attento appunto del professor Iani questo non era sfuggito. Se andiamo a guardare, la dimensione, la seconda dimensione cattura un 10% della varianza, si nota che qui nel quadrante sopra cosa abbiamo? Abbiamo X1, abbiamo X5 e poi qui X4 un po' sul limite, no? Ma abbiamo X1 e X5, quindi cosa sono questi? Sono gli estremi, prezzo estremamente basso, prezzo estremamente alto. Mentre qua sotto abbiamo i prezzi intermedi, X2 e X3. Ecco, io questa non l'avevo assolutamente notata quando abbiamo fatto questa analisi. Quindi, riassumendo, le quattro dimensioni, che sono le prime cose che si vedono, sono queste, no? Quindi qui abbiamo quattro quadranti, questi sono livelli bassi di prezzo e estremi, quindi Grecia, Slovacchia, Malta e Gran Bretagna ci si deve un po' preoccupare, perché sono estremi e sono bassi, mentre qui insomma siamo nel mondo della normalità, bassi va bene, ok, questi qui sono prezzi abbastanza bassi, come potete vedere Romania, Bulgaria, Latvia, cos'è, la Lituania, cos'è, e questi sono prezzi che sembrano bassi effettivamente, ma vanno verso un'area di normalità. Quindi non ci dobbiamo preoccupare molto, diciamo così. È di questi che ci dobbiamo preoccupare veramente. Andiamo a vedere un po' altre interpretazioni. Allora, che cos'è questo punto qui? Io ho inserito questi assi cartesiani qui. Perché in questo punto? Va bene, questo punto rappresenta un po' il centro, cioè il profilo medio, no? Il profilo medio di quella tabella di contingenza lì. Allora, quindi diciamo cosa vuol dire? Vuol dire che i punti che sono lontani da questo profilo medio sono effettivamente distanti da quello che io direi è il mercato normale. Quindi la Slovacchia sembrerebbe essere proprio quella più distante di tutte dal profilo normale. Qui soltanto 2-3 giorni fa il professor Iani mi ha fatto notare che è possibile fare un passo in più rispetto a questa analisi. In che senso? Nel senso che questa non è un'analisi robusta, questa è un'analisi classica delle corrispondenze, ma se questi, come abbiamo detto, rappresentano un po' delle anomalie, perché sono i prezzi estremi e sono i prezzi più bassi, perché dobbiamo considerarli, diciamo, effettivamente nel cuore, nella stima, diciamo così, di questa trasformazione? Perché dobbiamo prenderli in considerazione? Dovrebbero essere esclusi in qualche modo più o meno automatico da questa stima, perché rappresentano proprio un'anomalia totale. Se io facessi questo passo, e qualche giorno fa il professor Iani lo ha fatto e mi ha fatto vedere i risultati, questo centro che voi vedete adesso qui, che rappresenta il profilo medio, verrebbe spostato qua in mezzo, come dovrebbe essere. E quindi anche il resto poi dell'analisi sarebbe effettivamente interpretabile in modo probabilmente più puntuale, servirebbe maggiormente, diciamo così, al policy maker, a quello che diciamo Bruxelles poi deve decidere su cosa fare, se bisogna prendere un'iniziativa politica. Bisogna far che in questo contesto? Bisogna andare a guardare qua. Qui c'è il cuore, no, del mercato, e mettersi qua significa dire: cavolo, se questa qui è una frode, io vado a fare qualcosa, a prendere una decisione, tenendo conto anche di un mercato distorto, che non è una cosa giusta. Io, se devo prendere una decisione, voglio che il mio profilo sia qua, non qui. Ecco, questo è quello che mi ha fatto notare Soriani qualche giorno fa. Il mouse. Ecco, come? Perché il cursore si vede con un certo delay, adesso si vede il cursore. Ok, scusate, questi sono i problemi delle spiegazioni a distanza, è vero, non ne ho tenuto conto.
Allora, lunghezza della freccia. Allora, cos'è la lunghezza della freccia? Va bene, la distanza ovviamente del punto dal profilo medio, no? Quindi diciamo che X1 è un profilo che è spiegato meglio, nel senso, è un livello di prezzo che è spiegato meglio, nel senso che ha la freccia un po' più lunga, cioè la freccia è proporzionale alla quota di varianza, no? Spiegata dalle due dimensioni. Quindi il fatto che X1 sia in quella posizione lì e che sia così distante dal profilo medio, vabbè, ha questa interpretazione. Quindi mi devo fidare di quel prezzo, no? Di quel profilo. Gli angoli. Allora, questi angoli tra queste due frecce, questo angolo è molto piccolo, non so adesso se lo vedete, sono i due angoli, se il mouse ha ritardo, sono i due angoli che si trovano nel quadrato in alto a destra. Quelle due frecce lì hanno un angolo molto piccolo, che è evidentemente molto più piccolo, per esempio, di questo angolo che si tra X2 e X1. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi due profili, X4 e X5, che sono livelli di prezzo alto, sono molto simili tra di loro e sono molto dissimili invece da X1. X2 e X1 sono abbastanza dissimili tutto sommato, e questo rafforza quello che ho detto prima, cioè Romania e Latvia e Bulgaria sì sono prezzi bassi, ma sono dissimili da X1, che invece rappresenta proprio un estremo molto anomalo, capite? È proprio, vedete, quella componente, quella variabile che è più dissimile da tutte le altre, se guardate bene, no? Se osservate gli angoli. E quindi è per quello che io direi che queste dovrebbero essere considerate delle anomalie e quindi affrontate in modo un po' diverso da quello che vi sto facendo vedere adesso con l'analisi tradizionale. Angoli vicini a 90 gradi. Allora, effettivamente questi qui, vabbè, non sono 90 gradi, ma quasi, poco ci manca, no? Quindi tra X1 e X2, diciamo che qui vedo una roba tipo 75 gradi, qualcosa del genere. Allora, quando gli angoli sono ortogonali, cosa significa? Vabbè, potete intuire in generale, è quando manca correlazione, quando non c'è correlazione, insomma, non sono correlati per niente, due cose ortogonali sono ortogonali, no? E questa è la stessa interpretazione qui. Quindi vuol dire effettivamente che questo livello di prezzo basso, X2, è basso, sì, ma non è correlato in realtà con X1. E questa è un'informazione molto importante. Angoli invece, come potete pensare, a capire adesso, vicini a 180 gradi, per esempio X1 con X4, sono legate in maniera intensa, però qui ovviamente in maniera totalmente opposta, perché sono legati, correlati negativamente. Ora, vediamo qui che cos'è che volevo dire qui. Interpretazione angoli tra una freccia e un asse. Sì, allora, qui abbiamo questa freccia che è correlata con questo asse che rappresenta la prima dimensione latente. Allora, anche qui vuol dire che il prezzo 1 è effettivamente correlato con quello che, con l'informazione che porta a questa dimensione latente, la dimensione 1, e lo è negativamente. Infatti, va bene, l'abbiamo rappresentato, l'abbiamo capito che è un prezzo negativo, che questa dimensione va a spiegare i livelli di prezzo da più basso al più alto, quindi è coerente anche questa interpretazione. Nazioni, ecco, punti che sono in linea con un certo livello di prezzo, con una certa freccia. Quindi abbiamo X1 e questi stati qui, vedete che sono tutti molto allineati con questa freccia, sono molto allineati e quindi vuol dire che sono caratterizzati prevalentemente proprio da questo prezzo. Ecco, quindi la domanda iniziale che io mi ero posto, adesso torno indietro un secondo, ditemi se vedete qua, allora, qui adesso dovrebbe fermarsi, allora la domanda iniziale era, io vedo, no, la tabella qui di contingenza, ma vedo che ci sono delle peculiarità, qui vedo dei numeri alti qui, eccetera, ma sono significativi o no? Cioè veramente, posso dire che questi paesi qui sono, per esempio, questi due sono veramente associati a X1 e così via? Beh, sì, lo posso dire. Da tutto quello che ho visto, che abbiamo detto fino adesso, e da, allora, dove ero prima?
Sì, e da questo, livello di interpretazione che, in questa slide, posso sicuramente dire che Slovacchia, Malta, Gran Bretagna e Grecia sono davvero caratterizzate significativamente, diciamo, da questo prezzo X1. Un'ultima considerazione è questa, va bene, allora c'è questa funzione Corana in FSDA che fa tutte queste cose che vi ho fatto vedere. Oltre a quelle che vi ho detto, che sono fondamentalmente quelle che trovate in questi primi tre punti, c'è anche la possibilità di fare un passo in più, un passo inferenziale, cioè se io voglio sapere se quanto significativamente, diciamo, certi paesi sono associati a certi livelli di prezzo, posso anche stabilire un livello di confidenza, che ne so, 95%, 99%, ecco, questo, in questo caso ho fissato il 99%, e fare degli intervalli di confidenza attorno ai livelli di prezzo, per capire quali paesi effettivamente, in modo e con quale significatività quei paesi sono associati a quali livelli di prezzo. È un po' una sorta di passo inferenziale. Cioè, se devo prendere una decisione, perché ho tante di queste tabelle, lo posso fare usando, per esempio, questo strumento. Questi due grafici qui, però, sono basati, mi rendo conto, non vorrei fare confusione, sono presi da dati un po' diversi da quelli precedenti. Infatti, vedete che non è la stessa, non c'è la stessa distribuzione di prima. Qui l'obiettivo è farvi vedere che se prendo un alfa 0,9, quindi un livello di confidenza 0,9, ottengo un intervallo molto conservativo. Se prendo uno molto liberale, la mia ellissoide sarà più grande, e quindi ci saranno più punti di chiacchierata. In seconda scopo che mi pongo, posso scegliere il livello di confidenza appropriato. Io direi che se devo parlare di antifrode, sono molto conservativo, quindi vado a prendermi un livello di confidenza come questo, perché voglio evitare di dare falsi segnali ai servizi antifrode. Se invece voglio essere, diciamo, voglio puntare ad un discorso di natura commerciale, no? Economica, adesso non so se come dire, definirla, non sono un economista, macroeconomica, non so, quindi capire come si segmenta il mercato, allora lì posso essere molto liberale, cercare di prendere invece di catturare un po' il comportamento in modo più libero, più ampio. No? Ok, io avrei finito. Se volete giocare un po' con questi dati, ovviamente, ripeto, i dati di Comex come sono disponibili, e il software è disponibile, avete un professore di riferimento, quindi potete giocare molto in questo mondo. Io avrei finito. Bene, facciamo un applauso. Se volete aprire il microfono e fare un applauso al dottor Ferrotta. Assolutamente. Bene. Dai. Microfoni aperti, chi vuole intervenire? Chi desidera intervenire? Tanto nel frattempo Domenico vuol dire qualcosa sul programma di trainee che ha la Commissione Europea? Sì. Adesso è un po' un momento pessimo per fare questi stage, però insomma abbiamo un programma effettivamente di traineeship che consiste nel passare 5 mesi, mi rendo conto che non sono molti, ma insomma una volta era un anno, 5 mesi al centro comune di ricerca o in qualsiasi altra istituzione o servizio della commissione, cioè un programma ampio, potete anche andare alla banca centrale, insomma ci sono diversi programmi di traineeship che potete trovare nei siti dei vari servizi. Noi abbiamo questo. Il mio gruppo è uno di quelli che riesce ad averli, perché non tutti riescono appunto a beneficiare di questa possibilità, che prevede anche un piccolo contributo, piccolo, non è proprio piccolo, prevede un contributo se venite in presenza al CCR, in questo caso di 1.000 euro, qualcosa del genere, per
pagare l'affitto e tutto il resto, insomma, per poter rimanere a lavorare con noi per 5 mesi. Ce n'è uno aperto adesso, anzi non aperto, ma appena chiuso, che potete trovare sul sito del Centro Comune di Ricerca. Scrivetemi pure liberamente se volete avere informazioni. Anzi, direi che quello che posso fare, Marco, è quando ti mando le nuove slide che ho appunto aggiornato rispetto a quello che avevi tu, ti do contestualmente anche il link del programma di traineeship, così lo puoi pubblicare nel sito. Benissimo, benissimo. Vediamo un po' altre. Ecco, la domanda, vediamo un po', ci sono tutta una serie di domande. Allora, cominciamo con Federico Rampini. Quali benefici può dare in più MATLAB rispetto ad un software di machine learning, ad esempio NIME? Ad esempio? Lo sai che io non l'ho mai sentito questo. Vuole prendere la parola, signor Rampini? Questo scrive K-NIME, scrive, io non l'ho mai sentito. NIME. L'ho sentito, ma non l'ho mai, francamente, mai usato. No. Cioè, di solito so che la comunità del machine learning usa Python, no? Sì, invece questo effettivamente non l'ho mai usato. Allora, i vantaggi di MATLAB? Questa è una buona domanda. Allora, noi quando abbiamo cominciato a usare MATLAB lo abbiamo fatto per le sue capacità, diciamo, grafiche, che sicuramente sono superiori a quelle di tutti gli altri strumenti software che io abbia utilizzato. Vengo anche dalla comunità del machine learning, il mio dottorato era in machine learning, quindi e all'epoca francamente usavamo il C, cioè, non avevamo nemmeno altri strumenti, e poi dei programmi Lisp, delle cose basate sul Lisp. Direi che attualmente MATLAB è, ma qui era Francesca Perino che dovrebbe dire di più, è usato molto da ingegneri, fisici, da questo tipo di comunità, che per noi è una comunità importante. Gli utenti di machine learning, la comunità di machine learning usa molto Python, ma Python sinceramente, per quello che ho visto io, a meno di non usare dei pacchetti particolari, è molto lento rispetto a MATLAB. Quindi un altro vantaggio che sicuramente a MATLAB, e qui Francesca mi può forse intervenire, è che è estremamente veloce. Soprattutto le ultime versioni di MATLAB sono estremamente veloci, cioè la differenza tra un compilato e l'interpretato di MATLAB con il just in time, si chiama così l'interprete, è veramente piccola ormai. In Python non è assolutamente così. Poi c'è anche la questione di R, cioè avrei potuto sentire anche la stessa obiezione da statistici che dicono: ma perché devo usarlo al posto di R? Beh, R anche lì, la velocità non è sempre la stessa e poi l'apertura di R non è sempre vera, fattuale, perché se vi è capitato di cercare di capire quali sono le funzioni, qual è il codice che sta dietro una certa funzione, vi trovate in un labirinto spesso di compilati che vi puntano a dei codici C che non tutti sanno utilizzare. Il vantaggio di MATLAB è che il codice è semplice, è aperto e può essere, diciamo così, modificato normalmente a piacimento. Se voi volete modificare, per esempio, robustificare, che era il suggerimento del professor Riani, le analisi delle corrispondenze che abbiamo visto, voi prendete il nostro codice, lo aprite, è leggibilissimo, lo potete modificare a piacimento. Provate a fare la stessa cosa con R. Francamente più della metà delle volte che abbiamo dovuto fare questo col professor Riani ci siamo scontrati con codici Fortran o con codici C che dopo abbiamo dovuto debuggare con grandi difficoltà. Non so se Francesca vuole aggiungere qualcosa. Sì, allora, per quanto riguarda il mondo machine learning, deep learning, è vero, la comunità, diciamo, data scientist utilizza principalmente Python. Per cui se uno è già in ambiente Python, muoversi verso MATLAB, non so bene quali possono essere i vantaggi, tranne uno, che è quello di capire dove il codice e l'algoritmo di machine learning dovrà essere eseguito.
perché se siamo su piattaforme cosiddette enterprise, quindi che vivono in cloud, che vivono su cluster, ok, non so, Azure ad esempio ha tutta la parte Python supportata o anche la parte R, in realtà se invece vogliamo andare a generare codice che va a girare sulla parte cosiddetta edge del sistema esperto, quindi del sistema che deve poter capire a runtime, in real time, quando, non so, fermare la macchina o piuttosto per eseguire operazioni di correzione, allora lì, secondo me, è preferibile utilizzare MATLAB, perché c'è tutta la parte di generazione codice per differenti target, da ARMA piuttosto che WebRTC, HDL, FPGA, la parte CUDA. Quindi, questo è. Altra cosa, ecco, l'utenza per noi è quella di ingegneri e scienziati, quindi nella parte di sviluppo di applicazioni, più che magari nella parte di post vendita, ecco, se proprio devo mettere diversi tipi di applicazioni. Confermi la mia osservazione sulla velocità, Francesca, perché questa era un po' quello che io ho capito anche riguardo a Python. Allora, lì secondo me poi entriamo in ambiti, insomma, che chiunque può anche... Allora, su alcuni algoritmi sì, su altri sembra di no. Però appunto la questione è che la comunità Python è molto ricca e non ci sono poi dei benchmark così precisi. Cioè quello che invece hai detto tu del fatto che MATLAB sta, che MATLAB si sta comunque lavorando sul kernel di MATLAB per renderlo più veloce, allora sì. Mm-hmm. Invece il lato benchmark è sempre un po' difficile, ecco. Mm-hmm. Il professor Crobellini recentemente aveva visto un benchmark tra i diversi linguaggi. Non so, Aldo, se volevi... comunque. Sì, no, certo, anche... avevo visto che c'era Simona però prima di me. Sì, esatto, va bene. Allora, intanto no. Se preparo sì. La slide, tanto diamo il... la parola alla professoressa Sanfelice. Aspetta al microfono chiuso, Simona. No, sempre cose molto tecniche, terra terra, cioè mi veniva chiesto se è possibile, ovviamente la registrazione sarà poi disponibile, credo su questo link, o altrimenti a richiesta gliela possiamo anche mandare. Sarà disponibile su YouTube. Chiedevano anche, se possibile, le slide delle presentazioni. O comunque magari se ad esempio me l'ha chiesto una collega di matematica del dipartimento di matematica, magari se poi posso avere questi link dopo io glieli giro. Vabbè, comunque insomma, se mai ve le chiedo in un secondo momento. Io il mio intervento era proprio di natura molto pratica. Ecco, se mi confermate perciò che tutto quello che è stato presentato sarà reso disponibile a tutti. Mi sembra proprio di sì. Ok. Dunque, se guardate, la cosa più semplice, poi li mettiamo anche tutti nei diversi siti, ma se volete adesso buttare le presentazioni lì nella chat, così che tutti li hanno. Vediamo un po'. Mm-hmm. Altrimenti su richiesta possono anche scriverci in un secondo momento. No, così è anche più veloce per loro, è tutto così, adesso sono questi 30 secondi, vengono messi i file nella chat... Sì, un attimo. Aldo, hai la slide con i benchmark su diversi linguaggi? Dunque. Ora un attimo che la sto cercando, che evidentemente nella mail mi hai preso alla sprovvista, ma adesso la cerchiamo. Nel frattempo, dentro FSDA, da ultimo, è stato inserito una app sull'analisi delle componenti principali, in cui è possibile mostrare i nomi delle righe, i nomi delle colonne, le frecce, e controllare con i diversi valori della scomposizione in valori singolari, in maniera interattiva, diverse quantità. Vedete? Se vedete il mio schermo. Qua poi ci sono le correlazioni, la quantità di varianza spiegata. Questa è una delle ultime nuove entrate nella famiglia di FSDA. Non sono sicuro di riuscire. Infatti non riesco nemmeno io a caricare la presentazione.
va bene. Comunque... Forse bisogna chiudere, vediamo un po'. Ho provato a trascinare il file nella chat. E che io non accedo alla chat. Infatti non c'è la chat. Questo anche per me è lo stesso problema. Ecco, vediamo altre domande. Comunque tutto verrà reso disponibile. Allora, aspetta che ho la... Professoressa San Felice, lo metteremo nei nostri siti, tutte queste presentazioni. Il mio sito è www.rn.it, ADM oppure SDE. Non so se vedete la slide che dicevamo. Sì, si vede. Bene. Marco, no, volevo vedete come effettivamente, poi mano a mano ci sono stati anche miglioramenti, però vedete come, questo è un articolo e poi non è un paper che ovviamente ho fatto un attimo fatica perché chiaramente ho preso il paper originale, ma vedete come sono stati fatti con Relative Time su C++ e a scendere tutte le velocità dei vari linguaggi come MATLAB, Java, Fortran, tutti quelli compilati. Tenete conto che MATLAB e Julia sono i primi due che non sono compilati e MATLAB effettivamente, qui abbiamo questo paper, non è l'ultima versione perché hanno fatto una release, diciamo, hanno fatto una più recente producendo, è in linea con quello che vedete di Julia. Dopodiché ci sono tutte le velocità degli altri e anche vedete come può essere Python, vedete come sono abbastanza lenti decisamente, non sono particolarmente performanti e qui ci sono Mac e Windows, poi per vedere le differenze che sono, vedete, effettivamente ci sono anche piccole differenze. Vedete come i linguaggi comunque interpretati, compilati, fanno chiaramente vedere che ci sono delle velocità molto diverse. Aggiungo che adesso non riesco a produrvi quello più recente al volo, ma è disponibile, magari vi mando anche il riferimento a questo paper con tutti poi dove nelle appendici ci sono tutti gli algoritmi con il codice che è scaricabile. Ci sono stati dei grandi progressi negli ultimi 4-5 anni, quindi sia anche in R che in Python, ma anche soprattutto in MATLAB, che ormai è sotto il 3, quindi è due volte e mezzo più veloce del C, quindi si sono fatti miracoli con i tempi, ecco. Senza compilare, quindi proprio a livello interpretato, e mentre gli altri si attestano sui 30-35, ecco. Però vedete che effettivamente insomma c'è una differenza abbastanza importante. Ecco, vediamo se c'è qualche altra domanda nella chat oppure se qualcuno vuole intervenire in chiusura. Bene, allora noi ringraziamo ancora una volta la professoressa San Felice per aver organizzato con me questo seminario e la dottoressa Perino di Maturs Italia e il dottor Perrotta del Joint Research Center della Commissione Europea. Se ci fosse qualche domanda postuma, chiaramente la potete poi rivolgere agli autori eventualmente successivamente. Comunque io sono disponibile a fare assolutamente da tramite. Benissimo. Io a questo punto, cosa dice Simona? Chiudiamo qua? Sì, va bene. Va bene, ok, benissimo. Allora, grazie ai relatori, grazie a tutti, arrivederci. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie, arrivederci.